Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro dicembre 89. Allora, questo è un video che ci tengo davvero tanto. Avrei tante cose da dirvi, quindi cercherò di andare con calma e spiegarvi tutto quanto. Allora, come già sapete, in passato ci siamo riuniti per cercare di aiutare il prossimo. Vi ricordate quando ci fu il terremoto ad Amatrice? Bene. Vi ricordate che abbiamo raccolto 12.000 euro da devolvere e li abbiamo dati al sindaco di Accumuli? Molto bene. Ultimamente abbiamo raccolto 2.300 euro che abbiamo donato allo Spallanzani di Roma. Molto bene. In questo momento vi chiedo nuovamente una mano sul cuore per poter dare una mano ai medici, ai dottori, a tutte le strutture ospedaliere, in particolar modo, come ho detto, alle persone che sono lì, che possa essere, come ho detto, un professore, un dottore, un medico, un infermiere, la donna delle pulizie, tutti, ad aiutarci a sconfiggere il Covid-19. È un cerchio, ragazzi. Noi aiutiamo loro, loro aiutano noi. Noi aiutiamo loro, noi... Ok? Quindi, che cosa sto organizzando? Con l'aiuto di Tom's Hardware, sul sito Eppela, dove praticamente tutte le donazioni raccolte saranno senza tasse, nel senso che non ci saranno percentuali destinate a... No, se Matteo Rossi dona 50 euro, 50 euro verranno devoluti. Quindi ci siamo, ottimo. Volevo organizzare una raccolta fondi, per l'appunto, dove tutti quanti noi, uniti, andiamo a regalare, a devolvere 1/2 respiratori, quelli per la della terapia intensiva, a delle strutture ospedaliere che deciderò io più avanti in base all'emergenza di dove si sta spostando. Quindi potrebbe essere o al nord o al sud, al centro, indipendentemente verrà devoluto il tutto a una, a due strutture ospedaliere in base a dove ce n'è più bisogno. Allora, sto organizzando 7 giorni di raccolta fondi insieme a voi e insieme, io spero con tutto cuore, a tutta la community. Io spero che nel piccolo tutti gli altri influencer, non voglio che mi fanno pubblicità a me perché non me ne frega niente, vorrei semplicemente che questa somma venisse raggiunta. Saranno 20.000 euro perché dovrebbero essere il costo di 2 respiratori, d'accordo? Quelli che vanno in terapia intensiva. A me farebbe tanto piacere, perché io mi ricordo che all'epoca venne Anima, venne Steppini, vennero tanti a donare nella mia live di raccolta fondi, e spero che anche oggi, anche domani, succeda questa roba qua. Dovrebbe iniziare o questa sera alle 20.30 o domani sera alle 20.30. Ci saranno appunto questi 7 giorni di raccolta fondi, e io spero che in particolar modo tutti quanti voi possiate partecipare a questa cosa. Ditelo alle vostre famiglie, perché se questo video lo guardate in 50.000, perché so che non è un gameplay, magari è una cosa che non importa, se tutti quanti voi donate un euro arriviamo a 50.000 euro, se donate 2 euro arriviamo a 100.000 euro. Io volevo fare i miei complimenti alla Ferragni, a Fedez e a tutti gli altri che hanno fatto altre cose per tutto quello che sono riusciti a fare. Io non ho donato da loro, piccola postilla, perché già avevano raccolto 3 milioni di euro, a voi, a te. Quindi nel mio piccolo ho cercato di portare il mio supporto da altre parti, perché sì, ok, i posti più famosi, Roma, Milano, ma anche altre parti hanno bisogno. Quindi, come ho detto io, cercherò le strutture che avranno più bisogno, o almeno ci proverò. Io spero che tutta la community YouTube si unisca in questo mio progetto, perché vorrei che sì, il progetto è organizzato da me, è pensato da me, ma vorrei che diventasse di tutti questo progetto qua. Vorrei che facciamo vedere quanto possiamo essere uniti, ma non solo YouTube, anche se qualcuno di Twitch mi vuole supportare, ben venga. Io comunque lascerò probabilmente il link da incorporare in OBS per la percentuale di donazioni, quindi sarà una cosa comune, d'accordo? Vi volevo ringraziare subito se parteciperete, spero che queste iniziative vi piacciono. Non so se ho detto tutto, perché io, non scrivendomi un testo, e vado molto a cuore, molto a braccio, le cose me le dimentico. Quindi, come ho detto, non ci saranno tassazioni su queste donazioni qua. Tutto ricavato, se facciamo finta, 20.000, ma so che è tanto, 20.000 verrà devoluto, 20.000, non mi terrò niente, perché sapete che le male lingue ci stanno, ma il mio passato può parlare per me,
ok? Quindi quello che ho fatto in passato può parlare per me. Io spero nella vostra partecipazione, spero nella partecipazione dei miei amici influencer. Mettiamoci una mano sul cuore, perché veramente in questo momento noi stiamo a casa, ridiamo, scherziamo, stiamo insieme, eccetera eccetera, ma ci sono persone, io ve lo posso giurare, che praticamente non dormono più. Io ho un professore che per me è come un padre, che mi ha operato diverse volte, che mi ha detto: io non so se tornare a casa perché mi sento in colpa verso mia moglie e verso mio figlio, perché li potrei infettare se a mia volta vengo infettato. Regà, e quindi lui e il fratello probabilmente in questo momento stanno dormendo in ospedale. Cioè, regà, cerchiamo di aiutarli, perché meritano tutto quello che stanno facendo. Cioè, meritano di essere supportati. Questa è una cosa che io ci tengo tantissimo. Spero che lo capiate anche voi. Spero di riuscire a rendervi partecipe. Perché, regà, io voglio farvi... Sai, prima mi stavo facendo la doccia, no? E stavo pensando... Ma tu metti caso che per puro caso, per sbaglio, riusciamo a prendere due respiratori di terapia intensiva e li doniamo. E questi respiratori poi ci si attaccano due persone che hanno bisogno. Ma ci pensate che bello che può essere una cosa del genere? Cioè, non che Porelli vanno, io spero che poi non vengano utilizzati, ma in questo momento probabilmente verranno utilizzati. Però pensate che bello dare del supporto, dare delle attrezzature che possano salvare delle persone. Anche perché poi io mi immagino che, finita l'emergenza, queste attrezzature vengano stoccate, o magari nel momento del bisogno, se noi italiani non servissero più, vengono prestate ad altri paesi. Io farei così, cioè io farei così per aiutare un po' tutti, no? Quindi mi piacerebbe tanto riuscire a fare questa cosa. Io ovviamente metterò pure la mia parte, ma... non pensiamo a questo, perché io già sto sentendo le parole di certi. Cerchiamo di aprire gli occhi, di aprire il cuore, tutti quanti insieme, ok? Ve lo ripeto, se questo video lo guardano 50.000 persone, tutti donano un euro, arriviamo a 50.000 euro, sono 5 respiratori d'aria. Quindi, signori, io vi lascio la buona giornata, spero che questa quarantena la passiate nel modo più sereno possibile, voi e i vostri familiari, tanta salute. Ci vediamo o questa sera alle 20.30 o domani sera alle 20.30, praticamente per iniziare insieme questi 7 giorni di raccolta fondi. D'accordo? Vi mando un abbraccione, alla prossima, se vediamo. Ciao ciao!